Grazie di questa opportunità. Vi do una notizia. In Europa l'eutanasia non esiste. È chiaro questo? Nei 28 paesi dell'Unione Europea, salvo 3 paesi, non c'è né il suicidio assistito né l'eutanasia. Prego i giornalisti presenti di prendere un appunto e divulgare questa notizia. Saremmo il 4º paese europeo che introduce nel suo ordinamento e il suicidio assistito, il suicidio medicalmente assistito, che implica pratica all'interno delle strutture sanitarie e dunque eutanasia. Gli altri 25 paesi dell'Unione Europea, compresa l'Inghilterra, non hanno il suicidio assistito e non hanno l'eutanasia. E come mai all'improvviso l'Italia fa questo triplo salto mortale in avanti e supera la Germania, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, l'Olanda? Perché? Come mai? Quando 2 anni fa in Italia non c'era neanche quell'altra forma di eutanasia cosiddetta passiva, che quando si abbandonano i sostegni vitali si viene accuditi fino allo spirare. E tuttavia tra quei sostegni vitali, e noi l'abbiamo criticato, c'è anche l'idratazione e l'alimentazione. Quell'altra tipologia è già entrata in Italia, già c'è, come del resto c'è in Francia, il caso Lambert, come del resto c'è in Inghilterra. Ma l'eutanasia che vogliono far entrare il 24 settembre non esiste in nessun paese dell'Unione Europea se non Belgio, Olanda e Lussemburgo. Questo è un dato politico enorme che bisogna informare la popolazione. Bisogna spiegare che saremmo il 4º paese che a un certo punto introduce suicidi assistiti e eutanasia, e bisognerebbe chiedersi: ma per quale motivo in Francia non c'è? Nella moderna Francia, nella laica Francia, perché non ce l'hanno? Perché loro rifiutano proprio l'idea che un artificio possa condizionare gli ultimi momenti della vita umana, nel bene e nel male, perché loro l'artificio è anche l'idratazione e l'alimentazione, e quindi la rifiutano dicendo: questo noi li riteniamo comunque un sostegno, un presidio sanitario. Ma a maggior ragione noi francesi riteniamo che l'iniezione letale sia anche questo, un artificio, e rifiutiamo anche quello, coerentissimi in una loro ottica. E allora guardate che drammatico il fatto che in 2 anni in Italia assistiamo all'entrata nelle nostre corsie d'ospedale a un'altra crocetta nel consenso informato. Perché alla fine questo è. Noi avremo un consenso informato dove ci sarà un'altra crocetta vicino da poter mettere. Quella davanti a questa condizione: desideri l'iniezione letale? Sì. Quella crocetta sarà. Allora, se noi entriamo nella realtà concreta, qui non c'è un tema di cattolici e non cattolici. È fuorviante questa vulgata mediatica. Qui c'è un tema di cittadini malati nelle strutture sanitarie, che riguarda tutta la popolazione italiana, evidentemente, perché tanto tutti noi prima o poi saremo malati, o lo siamo stati, che a un certo punto si siederanno davanti a quel momento un po' burocratico della prestazione del consenso e gli verrà detto: guarda, tu hai anche questa possibilità in più, nelle condizioni in cui si trova una persona che è malata. Condizioni di totale non lucidità. Ma se anche ci fosse quella lucidità, perché quello accanto non può provare a dirgli: ma no, guarda, ce la facciamo, andiamo avanti? Perché non glielo può dire? Perché ovviamente non glielo potrà dire nel momento in cui la Corte Costituzionale lo identificherà come un diritto soggettivo, perché i diritti soggettivi sono intangibili da parte degli altri, con la loro libertà di cui parlava Marina Casini. Le libertà a questo punto arretrano, e quindi anche il familiare che vuole bene a quel fratello o a quella sorella non gli potrà neanche provare a dire o a dissuaderlo da quella scelta. Perché quel diritto significa che diventa immediatamente un ordine per la struttura sanitaria. E la struttura sanitaria deve porre in essere la soppressione di quell'essere umano con un'iniezione letale. Allora, se parliamo di questo, forse ci rendiamo conto che tutti questi sondaggi che girano, che la popolazione sarebbe... sono sondaggi filosofici, astratti, teorici, non dentro un sistema sanitario che anche...
per certi versi esemplare dal punto di vista dell'universalità dell'accesso alla sanità, ma certamente con delle sacche di inefficienza che a quel punto diventerebbero, potremmo dire, anche aberranti, perché non sfugge a nessuno che nel momento in cui c'è questa possibilità di mettere una crocetta in più si riducono i costi di quelle sanità più dissestate. E nel ridurre i costi sarà gioco forza in qualche modo accompagnare verso quell'esito, quel malato, quel paziente che rappresenta un peso oggettivamente per la società. Questo è il cuore del problema, questo è il motivo per cui il Papa, il Presidente della Conferenza Episcopale si espongono in prima persona, perché questa è la cultura dello scarto a 360 gradi. Significa che la persona più vulnerabile viene messa nelle condizioni di dire: mi fermo, iniettatemi questo veleno, con tutti i temi che chi lo farà? Il medico, contraddicendo il giuramento di Ippocrate, dove quel principio deontologico è principio costituzionale, non è un principio di una legge. Il codice deontologico, quando dà l'autonomia ai medici e si fonda ovviamente sul principio fondante della professione, significa che si sta toccando la libertà costituzionale di un'autonomia piena della professione, in questo caso sanitaria. Allora, questa chiamata a raccolta significa: spieghiamo bene ai nostri amici e agli altri concittadini cosa si vuole fare il 24 settembre. E che questo si faccia, è pacifico, chi, io sono tra questi, conosce i contenziosi davanti alla Corte Costituzionale, ma i giudici costituzionali non è che si lasciano colpire da dichiarazioni pubbliche, da conferenze stampa, ma no, vanno per la loro strada, in modo molto determinato, l'hanno scritto, l'hanno messo nero su bianco, e quindi il 24 settembre è pacifico che scriveranno una sentenza che depenalizzerà l'articolo 580 del codice penale e dirà che davanti a certe situazioni di, sono state ricordate, di cura, di terapia che si ritiene quel presidio non è sopportabile, di una libertà in questo caso non condizionata, di tutta una serie intorno di vicende che assomigliano molto a quella del DJ Fabbo, si potrà a quel punto chiedere la somministrazione di un farmaco vitale. Scusate, letale. Questa somministrazione del farmaco letale significa dunque eutanasia. Il 24 settembre succede questo, non ci saranno giri di parole da parte della Corte. Allora davvero a me sembra un fuor d'opera che le forze parlamentari, e non certo quelle che oggi fanno questa conferenza stampa, si possano magari accapigliare per tutta una serie di vicende che certo riguardano i cittadini, i temi economici, ma invece non pongano il problema che salta il sistema sanitario italiano. È una bomba atomica nel sistema sanitario italiano l'inserimento di questa possibilità di eutanasia. Allora davanti a questa constatazione, perché è una constatazione, davvero mettiamocela tutta, ognuno farà la sua parte, farà la parte Forza Italia, la farà qualcuno che dentro il PD sta lavorando in quella direzione, la farà qualcuno che dentro la Lega, l'abbiamo visto perché abbiamo visto dei nomi e cognomi che hanno rappresentato quella possibilità, addirittura nei 5 Stelle c'è qualcuno che anche è su questa linea, addirittura nella sinistra. Allora qui alla fine chiamiamoli a raccolta tutti questi parlamentari e proviamo a vedere se si creano numericamente delle maggioranze che prescindono dalle maggioranze di governo, perché è l'unica strada che c'è in questo momento per disinnescare quell'ordinanza che diventerà sentenza, e che sia sentenza, lo ha detto il Presidente della Corte Costituzionale in una conferenza stampa. Sapete come l'ha chiamata l'ordinanza? Una sentenza ad effetti posticipati, e cioè l'ordinanza già è la sentenza, neanche la devono più scrivere. Perché già c'è scritto quello che significa il 580. Allora, davanti a questa situazione, che io ritengo drammatica, non c'è il 7 agosto, l'8 agosto e il 15 agosto, tutti i giorni si lavora. L'11 settembre, capirete, la CEI si espone in prima persona per aver detto il Cardinale Bassetti in un'intervista su Avvenire che secondo lui l'attenuazione del 580 può essere comunque una soluzione, ma pensate che passo coraggioso che ha fatto. Perché non è neanche scontato, no? Che poteva esserci quel passo, ma se ha fatto quel passo è perché ha capito quanto è drammatico questo momento e ha capito che non si arriva all'attenuazione del 580 con la sentenza della Corte, ma si arriva alla piena depenalizzazione del suicidio medicalmente assistito e dunque l'introduzione nelle strutture ospedaliere italiane dell'eutanasia. Solo per questo motivo
è importante che l'11 settembre riusciamo a far sentire molto forte la nostra voce. Ovviamente Scienza e Vita, le associazioni e tutti i parlamentari volenterosi sono i benvenuti. Vi ringrazio.